Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su questo nuovo appuntamento sempre sulla serie della carriera di WWE 2K19. Nell'episodio precedente avevamo capito che dovevamo andare in un altro multiuniverso diverso da quello che avevamo visitato nella scorsa episodio, diciamo. Ce l'aveva detto Mattardi. Adesso possiamo parlare soltanto con Kurt Angle. Vediamo cosa da dirci direttamente. Pensavo che un match steel cage avrebbe permesso a te e a Bray Wyatt di risolvere una volta per tutte la vostra rivalità. A quanto pare mi sbagliavo. Così ho deciso che tu e Finn affronterete Bray Wyatt per cui in un match Extreme Rules a Royal Rumble. Bella idea. Allora, quindi intanto abbiamo il match contro Bray Wyatt e col Queen finalmente alla Royal Rumble, che sarà un Extreme Rules match. Quindi possiamo parlare intanto con Matt Hardy. Kurt Angle ci andrà a dare ora un match secondario e Finn Balor, e poi possiamo andare nel multiuniverso. Vediamo cosa ha da dirci Matt Hardy. Sempre se lo riusciamo a capire, perché Matt Hardy non lasciarti sopraffare da toni di preoccupazione. Ho viaggiato numerose volte per il tuo colore, tornandone illeso. Ok, se posso fare una domanda, dove sarebbe di preciso? Oppure quando sarebbe? Guarda che così non mi aiuti. Il multiverso non esiste su alcuna mappa, né su alcun calendario. Esso semplicemente esiste dappertutto e in qualsiasi momento. Non hai i ricordi del tuo ultimo viaggio? No, era un altro ricettacolo, ricordi? Se non ricordo male, in quell'occasione il tuo spirito era contenuto in uno struzzo. Che volatile meraviglioso. Vabbè, ogni volta non si capisce mai niente di quello che dice. Andiamo con Finn Balor. Credi davvero che Matt Hardy possa aiutarmi? Da quando è diventato Woken, ha trovato il modo di accedere a una parte oscura e nascosta di sé, ovvero esattamente quello che ti servirà per sconfiggere Bray e salvare il tuo amico. Ho un po' paura all'idea di dove mi possa portare. Meglio così, sfrutta questa paura per scatenare il tuo demone interiore. In momenti come questi mi mancano i giorni in cui la cosa più spaventosa che potessi fare era travestirmi da The Miz. Ok, parliamo con Kurt Angle, perché alla fine questi due non ci hanno detto niente di particolare. Stavo pensando che a te e Finn Balor converrebbe combattere in team stasera. Vi servirà a prendere confidenza l'uno con l'altro in vista del match alla Royal Rumble. Chi sarebbero i nostri avversari? Mi piacerebbe vedervi affrontare gli specialisti del tag team di Raw del Revival. Allora che ne dici? Certo. Mi sembra un'ottima idea, ci farà comodo un match per conoscerci meglio. Ci sto, facciamolo. Ok, quindi ci vediamo direttamente al match. Mister Enigma è Finn Balor contro The Revival. Big time matchup. Eccoci qua ragazzi, finalmente sta iniziando il match. Quindi siamo noi contro i Revival, in poche parole, Scott Dawson e Dash Wheeler. Ovviamente in questo periodo stanno facendo molti incontri in coppia, ovviamente, perché essendo un tag team che per il momento va molto, faranno solo questo al momento. Intanto ho dato il cambio al Finn Balor, ma vediamo cosa riusciamo a fare. Come obiettivo non abbiamo nessun obiettivo, essendo questo un match secondario. Sicuramente avremo soltanto quello di vincere e basta. Essendo tutti match secondari, dei match solo per ottenere dell'esperienza, non ci sarà altro. Ok, mi ha dato il cambio Finn Balor, non gliel'ho chiesto, ma comunque mi ha dato il cambio, ottima cosa. Vuol dire che l'intelligenza artificiale fa il suo lavoro. Lui credo che lo sta, infatti l'ha dato a Scott Dawson. Esci. Okay. Quindi mi piacerebbe anche fare a volte degli speciali. In che senso? Fare ovviamente non solo degli episodi come questo, ma ovviamente anche degli episodi in cui tipo una Royal Rumble, tipo un qualcosa di che si può guardare anche senza la webcam, senza me che parlo ovviamente, ma comunque fare degli episodi che possono essere lasciati tranquillamente lì ad andare
anche senza me che parlo. Credo che ormai gli farò dopo questa carriera sicuramente, come poi riprenderemo anche un po' la serie di Resident Evil 7, perché ovviamente ancora dobbiamo fare gli speciali, devono uscire tutti gli speciali che ho già preparato per quanto riguarda i personaggi, i singoli personaggi di Resident Evil 7, e poi andremo con la serie su Resident Evil 2, sul remake di Resident Evil 2 che uscirà per PS4 a gennaio. Ok ragazzi, finalmente mi ha dato il cambio, mi ha ridato il cambio finalmente Finn Balor. Non so perché Dash Wilder è entrato, non credo che si voglia far squalificare. Dovresti uscire. Non so perché stia succedendo tutto questo. Ok, l'arbitro si è rialzato, io già volevo prendere subito una sedia, ma comunque non me l'ha fatta prendere. Allora, adesso io cosa vorrei fare? Intanto non farmi fare la mossa finale da Scott. Tu scendi e forse me la fa adesso? No? Ok. Vorrei finire il match, vorrei vincere questo match, perché già i danni glieli abbiamo fatti a loro e noi anche non ne abbiamo presi per niente, quasi, perlomeno io non ne ho presi, il nostro personaggio non ne ha preso, Finn Balor ne ha presi un po', ma ancora è sul giallo, quindi ancora potrebbe stare, diciamo. Sto cercando di ottenere una mossa finale, adesso fammi la mossa speciale così, ok. Vediamo se riusciamo a chiudere così con lo schienamento. Vediamo se riusciamo a chiuderlo ora, non credo. Ehi, 1, 2 e 3, perfetto ragazzi. Abbiamo ottenuto un'altra vittoria senza una mossa finale. Va benissimo così. Quindi adesso vediamo la vittoria, il nostro momento della vittoria, e andiamo direttamente nell'altro multiverso, così possiamo vedere dov'è, cos'è, cosa c'è, se Matardi ovviamente ci accompagnerà e non farà il furbetto. Vediamo cosa succederà. Eccoci qua ragazzi. Benvenuto nell'ultimo S. Benvenuto, è incredibile, vero? Sì. Apri la mente, contempla il cosmo e vedrai quanto ancora c'è da scoprire. Presto incontrerai tutti i ricettacoli che ti hanno accolto in passato. Un tempo ero niente meno che una regina egizia a Giza. Una vita tragicamente interrotta dal morso di quel famoso aspide. Ma che cavolo stiamo vedendo? Morso polare. Secoli fa il tuo ricettacolo vagava per l'Antartide. Era una sorta di esploratore? No, era un orso polare. Fammi capire, ero pure uno squalo? No, ma negli anni 40 il tuo ricettacolo è stato divorato da uno squalo nelle acque dell'Australia. Uno spettacolo raccapricciante. Ok, è apparso il lottatore mascherato. Credo sia l'essere di nuovo Blade Van Baron. A quanto pare siamo tornati nella dimensione attuale. Voce incorporea di Baron, quindi ci parla Baron. La sua anima tormentata è sopravvissuta a numerose orribili esistenze. Wakey, wakey. I said I don't want to be here. Make it stop. You must face. Devi affrontare le tue paure se vuoi scatenare il tuo demone interiore, fratello Baron. I warned you not to get on Triple H's bad time. Ce l'hai fatta, ora sei pronto a creare un alter ego degno di combattere al fianco del Demon King. Tutto qui? Ci
cioè abbiamo sconfitto le nostre paure e adesso possiamo creare un alter ego. Ma cosa cavolo stiamo guardando? Ma che cavolo è? Ah, possiamo scegliere appunto in base ai personaggi che abbiamo visto prima. Wow, ma quante trovate mettono. Allora, possiamo scegliere il gigante artico, il megalodonte, il cobra reale e l'imbroglione. Ok ragazzi, credo che per questo episodio possa essere già tutto. Ci vediamo nel prossimo, dove sceglieremo appunto uno di questi personaggi e combatteremo finalmente contro Bray Wyatt e Cole Quinn. Grazie per la visione, vi ricordo di lasciare un mi piace, di commentare, di condividere il video se volete. Ci vediamo al prossimo episodio.